Oggi per il nostro ciclo di interviste speciali incontriamo l'onorevole Mario Pescante. Innanzitutto buonasera e bentrovato. Buonasera. Grazie di averci ospitato. Siamo qui per parlare con lei naturalmente della candidatura olimpica di Roma ai giochi del 2020. Prima tappa, una tappa fondamentale, la mozione comunale che secondo le promesse del sindaco Gianni Alemanno verrà votata in aula a Giulio Cesare entro il 15 giugno. Questo sarà il primo passo. Io le chiedo, siamo nei tempi? Sì, siamo nei tempi perché la deadline per la presentazione delle candidature è il 1° settembre, quindi siamo partiti con anticipo, proprio prevedendo queste formalità, direi burocratiche, ma sono qualcosa di più che un atto di burocrazia, la volontà che sarà espressa dal Consiglio Comunale, mi auguro con una maggioranza la più ampia possibile, e questo è, come dire, il colpo di pistola per la partenza della candidatura. Dopo una serie di nomi e di indiscrezioni è uscito fuori il suo di nome a presidente del comitato promotore. Lo ricordiamo, la carica verrà ufficializzata appunto con questa delibera. Come ha accolto questa richiesta da parte del sindaco? C'era stato già un preallarme, come dire, all'inizio, ma io avevo considerato che la mia posizione di vicepresidente del Comitato Internazionale Olimpico, non dico che fosse in conflitto di interessi, ma insomma quantomeno ci fossero aspetti di opportunità. Poi nella lista, nella short list, non è che ci fossero molte persone alle quali avevamo deciso di rivolgerle, ma le due o tre per diversi motivi hanno rinunciato, e così sono tornata la mia candidatura. Arrivato a quel punto, ho fatto di necessità virtù e sono qui a disposizione di questa candidatura con l'auspicio che questa volta vada meglio che nel 97, quando ci fu l'altra candidatura. Quando pensa di iniziare attivamente la sua avventura a capo di questo comitato? Ma è già iniziata, forse non si vede, forse non si sente, ma comunque sono attività di lobbying elettorale che devono essere fatte in maniera molto cauta. Naturalmente attendevo la nomina formale, non solo mia ma di tutto il comitato di promozione, per eventi, per annunci, per posizioni ufficiali e formali che prenderemo, anche per completare un comitato di organizzazione che prevede altri organi, un comitato d'onore, un consiglio di presidenza e così via. Quindi diciamo che a partire dal 15 giugno, metà giugno, la data corrisponde con la delibera del Consiglio Comunale, e agiremo a pieno regime. Dopo questo passaggio in Consiglio Comunale ci sarà molto probabilmente una mozione che verrà votata proprio dal Parlamento. Lei ha detto che la mozione sarà il più possibile bipartisan e spero che lo sport faccia il consueto miracolo di ricomporre le fratture politiche. Ci possiamo aspettare questo miracolo? Ho visto la crisi e la situazione politica attuale, ci dobbiamo aspettare invece qualche brutta sorpresa? Beh, io non ho detto ci sarà, ho detto auspicabile che ci sia una mozione parlamentare il più possibile trasversale. Una volta ci si era bipartisan, adesso le parti sono più d'una, quindi siamo trasversali. Questa darebbe molta forza alla candidatura, perché è una di quelle carte che le candidature si giocano per dimostrare che è il Paese che vuole questa candidatura, il Paese politico, il Paese, l'opinione pubblica, le forze sociali, le forze industriali, imprenditoriali. Quindi una decisione presa con grande maggioranza del Parlamento rafforza moltissimo i primi passi della candidatura. E poi ci sono naturalmente vari passi, quello più importante il CIO deciderà nel 2013. Parliamo delle nostre avversarie. Attualmente solo Roma ha formalizzato la sua candidatura. Allora parliamo un po' delle altre nazioni invece, degli altri paesi. Lei cosa ci può dire? Sì, ci sono due preannunci di candidature, quella di Madrid e quella di Istanbul. E poi, come diciamo noi, rumors non formalizzati, perché il termine scade il 1° settembre, quindi ci sono dei punti interrogativi. Non più Durban, perché il Sudafrica ha deciso di ripresentarsi per il 2024. Non so da cosa dipende, comunque c'è qualche incertezza che riguarda la candidatura di Parigi.
E poi Tokyo, anche quello è un altro punto interrogativo che verrà sciolto nei prossimi giorni o comunque non prima della elezione di Durban, della città candidata ai Giochi Olimpici Invernali, perché se sarà eletta una città asiatica e quindi Pyeongchang una città coreana, io forse che Tokyo farà una riflessione se convenga presentare un'altra candidatura asiatica. Ma noi tenteremo, tra virgolette, la strada delle alleanze politiche con qualche paese, secondo lei? Beh, qui le alleanze sono con persone fisiche, non per i membri del CIO non sono rappresentanti dei paesi, ma anche nel numero. In Italia noi siamo 4, alcuni paesi non ne hanno, altri ne hanno di meno. Sì, sono alleanze con persone che o per ragioni geopolitiche o per ragioni continentali o di disciplina, di sport, eccetera, sono legati a certi rapporti umani più che di interesse. Sì, questa è la strada, ma come la seguiamo noi, la seguono anche le altre città candidate. Qualche volta, come dire, sono strade che si incrociano, no? Sulle stesse persone. Lei, essendo vicepresidente del CIO, conosce bene i meccanismi. Perché il CIO ci dovrebbe scegliere? Ma intendiamoci, dovrebbe scegliere noi come altre autorevolissime candidate. Fra dirle le ragioni per le quali andrebbe scelta Tokyo, a cominciare dal dossier, che era uno dei migliori, forse il migliore dell'altra candidatura quando vinse Rio, a situazioni di solidarietà umana per la catastrofe che l'ha colpito, oppure Madrid, che è la terza volta che si presenta, oppure Parigi, che sarebbe praticamente vicina al centenario, perché l'ultima edizione dei Giochi Olimpici l'ha organizzata nel 1924. Ognuno ha i suoi buoni motivi. I nostri sono in parte legati ai ricordi, sembra strano ma è così, di una meravigliosa Olimpiadi che è quella del 60, è passato praticamente mezzo secolo, eppure è una Olimpiadi che viene ancora ricordata con molta simpatia. Il motivo principale è perché è un'Olimpiadi ricordata non tanto per i risultati, i record, le prestazioni dei singoli atleti, quanto per le storie umane che ha descritto. Abebe Bikila, questo soldatino etiope che scalzo vince una maratona nel meraviglioso panorama dell'Appia Antica e del Foro Romano, oppure Cassius Clay, che ancora non era ancora Muhammad Ali, era un atleta di colore che ai primi incontri, oppure il Berruti, la vittoria di Berruti, oppure non solo storie umane di atleti, ma anche storie che interessavano la politica di quei tempi. A 15 anni dalla fine della guerra ci siamo trovati a Roma con due paesi divisi appunto dopo la sconfitta, la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest, che hanno sfilato sotto un'unica bandiera. Non c'era il muro di Berlino, ma c'era la cortina di ferro, ben più solida e robusta, eppure hanno sfilato insieme. Oppure russi e sovietici, russi, o diciamo russi, sovietici all'epoca, gli americani alloggiati insieme al villaggio olimpico, dove fraternizzavano, si scambiavano autografi, eppure, ripeto, era il momento della guerra fredda, che allora era molto calda per la verità. E tantissime altre storie, aggiungerei quella degli atleti di colore americano che si aggiudicarono moltissime medaglie, tra l'altro avendo l'onore e il privilegio di portare la bandiera, di fare l'alfiere, Ralph Johnson, un atleta di colore, anticipato, come dire, i tempi nei quali poi questo razzismo è stato spazzato dalla società americana, al punto che oggi abbiamo, come dire, questa immagine meravigliosa di un atleta di colore che è il Presidente della Repubblica. Però 50 anni fa in molti stati degli USA bianchi e neri prendevano autobus diversi, andavano a scuola diverse, e c'era una discriminazione di carattere razzistico molto forte.